La nazionale italiana Under 17 maschile di pallavolo ha conquistato la vittoria del torneo WESA disputatosi nella settimana di Pasqua a Vibo Valentia, battendo nella finale del Pallavalentia il Belgio 3-0. I ragazzi in maglia azzurra hanno ottenuto la qualificazione ai campionati europei di categoria in programma in Albania dal 10 al 18 luglio. Gli azzurrini, guidati dal tecnico federale Monica Cressa, hanno dato prova di compattezza mettendo in mostra alcune individualità di rilievo. Una vittoria che è il risultato di una vera marcia trionfale che ha fatto la sua squadra. Sì, diciamo che siamo stati proprio bravi a riuscire a rimanere con la testa dalla prima all'ultima partita. Non era facile, neanche scontato, visto comunque il periodo nel quale viviamo tutti quanti e la poca possibilità di riuscire ad allenarli. Quindi l'abbiamo visti solo 12 giorni fa, tutti insieme. Abbiamo notato come ha gestito l'organico con attenzione, in modo che ci fosse una partecipazione corale. Sì, questi ragazzi sono bravi. Queste fasce d'età poi ti permette di lavorare veramente ai 200 all'ora, perché sono innamorati della pallavolo, quindi non è possibile far diversamente, sono proprio bravi loro e la situazione corale di cui dici è frutto di un lavoro di staff. L'Italia ha dunque vinto il torneo europeo Under 17, ma soprattutto grazie a Vibo Valentia l'Italia ha vinto a livello organizzativo, dando prova di riuscire a realizzare in maniera perfetta un torneo internazionale in una situazione difficile causa pandemia, grazie ad uno staff impeccabile perfettamente organizzato dalla FIPA Calabria. Ha vinto l'Italia, la squadra dell'Italia, ma ha vinto l'Italia anche a livello organizzativo qui a Vibo Valentia. Sì, una grande emozione, è andata benissimo, zero contagi, quello che ci aveva chiesto la Federazione Europea, l'Italia ha vinto, doppiamente felice. È una vittoria della capacità organizzativa che ha funzionato, la macchina organizzativa ha funzionato. Sì, dobbiamo ringraziare tutti i volontari, sono circa 25 da tutta la Calabria, sono stati con noi 5 giorni chiusi nell'hotel, la palestra, non era facile la settimana di Pasqua, tutti bravi a mantenere le misure che dovevamo mantenere di protocollo, quindi è stata una bella avventura. Come dicevo l'altra volta, la Federazione Nazionale ci premierà in futuro con un grandissimo evento, quando saremo aperti ci potremo abbracciare tutti. Bisogna ringraziare la Federazione Volley regionale, come quella nazionale, come il presidente regionale Carmelo Sestito per questa grande manifestazione, una manifestazione che, come abbiamo visto negli anni passati, è bellissima perché partecipano a queste manifestazioni i futuri campioni e quindi abbiamo visto nei loro occhi questa grande, grande, grande partecipazione. Purtroppo il nostro pubblico non ha potuto godere di questo spettacolo per questo orribile anno, ma speriamo che sia una prima manifestazione a livello internazionale. Vibo Valentia si candida a manifestazioni future. Speriamo, siamo sempre disponibili, la città è aperta e ha dimostrato di saper gestire queste manifestazioni.